in questo nuovo video, un video che per me ha delle emozioni contrastanti, in quanto inizia oggi l'ultimo weekend di gara del KZR Championship, dunque anche l'ultimo weekend di gara della mia prima stagione agonistica. Da un lato sono carico a molla come sempre, soprattutto dopo quello che è successo a Latina, che trovate nelle schede qui sopra, quindi ho tanta voglia di far bene, ma andiamo con ordine. Anzitutto, qualora non aveste visto le novità che vi ho raccontato già sui social, se non mi seguite lì fatelo, perché cioè, se no vi state perdendo davvero tanta roba. In descrizione qui sotto troverete diversi link, molti di questi link concernono Amazon. Perché concernono Amazon? Perché proprio con Amazon ho avviato una affiliazione che mi aiuterà a costruire la stagione 2024. Come? Se cliccate nel link qui sotto per effettuare acquisti oppure avere accesso a delle prove gratuite per i prodotti Amazon Prime, quindi Prime per le consegne, Prime Video, Prime Music, Audible e tanti altri, trovate tutto giù in descrizione, Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale, senza che a voi cambi completamente nulla. Però questo mi aiuterà a costruire la nuova stagione e dunque a poter portare dei contenuti sempre migliori, sempre di maggior qualità e a continuare ad inseguire questo mio sogno nel mondo del karting e delle corse, che ovviamente vi racconterò passo passo. Se avete dei conoscenti, amici, familiari che vogliono provare Amazon Prime Video o altri prodotti Amazon Prime per 30 giorni in maniera completamente gratuita e senza alcun impegno, visto anche che adesso la stagione invernale si avvicina, quindi magari qualche bella serie TV è bella da vedere sul divano la sera, beh, fateli passare mediante i link qui sotto, così aiuterete The Black Arrow a crescere sempre di più. Detto ciò, questo weekend si corre a Corridonia e si correrà con le medesime regole già introdotte a Latina, cioè con la divisione in gruppi. Trovate anche questo nel video di Latina che trovate sul canale. La voglia di fare bene è davvero tanta, mi aspettano 6 ore di viaggio fino a Corridonia, dove scenderò subito in pista con i kart a noleggio per conoscere la pista, perché ovviamente non ci sono mai stato. Adesso, come sempre, auto in moto, che abbiamo un po' di strada da fare. Piccola novità, perdonate, buio qui, ma se no mi arriva il sole negli occhi. Mi sono fermato per la pausa pranzo e durante la pausa pranzo è arrivata una news. Diversamente a quanto vi ho detto, la batteria sarà unica, poiché un pilota è passato al limite in un'altra categoria, GP40-50, quindi non si adotterà lo stesso format fatto a Latina, quindi con più batterie per avere più kart mulette eventualmente, ma si farà una batteria unica. A me questa cosa non piace un granché, nel senso che avevo trovato ottimale la scelta da parte dell'organizzazione di fare più batterie in modo da avere dei kart muletto da poter utilizzare in caso di guasto in pista. In questo modo ci sarà un solo kart muletto, quindi spero davvero vada tutto bene. Capisco che magari si è voluto accontentare chi si sta contendendo il campionato, che ha chiesto, alcuni hanno chiesto di fare la batteria unica, però non credo che questa sia stata propriamente una buona idea, perché con un solo kart muletto è più semplice che un pilota rimanga a piedi, dunque mi seccherebbe alquanto nell'ultimo weekend di gara non farlo tutto per intero, perché magari il kart mi si rompe per qualsivoglia motivo e non ho un altro kart con cui tornare in pista. Quindi ho fatto appello al buon senso di tutti e speriamo bene. Comunque lo vedremo alla fine di questo weekend se sia stata o meno una buona idea. Adesso riprendo la marcia, sono molto in ritardo rispetto alla bella di marcia, ma come sempre. Dunque spero di arrivare in tempo per fare qualche giro sui rental. Questo weekend è iniziato in maniera alquanto particolare, come ogni weekend a quanto pare. Purtroppo non ho gli onboard delle prove libere di ieri, poiché dato che la distanza è tanta si è accumulato un po' di ritardo per strada. Dunque, dato che la pista è aperta al noleggio fino al tramonto, beh, sono arrivato in fretta e furia, mi sono cambiato e sono stato 30 minuti in pista, quindi facendo i miei consueti 3 turni di prove, quindi senza scendere dal kart e non avendo nemmeno il tempo di montare la Mistar R60 sul casco, proprio per arrivare pelo pelo al tramonto. Purtroppo è una di quelle piste
che a me non vanno molto a genio, perché non è una pista veloce. A me piacciono molto di più le piste veloci. Questa pista è un po' un misto, però tendente secondo me molto più al tecnico. Peraltro c'è una parte che vi faccio vedere qui in video che non riesco a capire. Cioè, ieri davvero con i kart a noleggio non riuscivo a comprenderla, e già sapevo che avrei avuto questa difficoltà in quella specifica parte, perché non ho mai corso in una pista che avesse un layout di questo tipo. Ho provato a vedere altri onboard, tutti la fanno in maniera un po' diversa, quindi vedremo oggi sui KZ come andrà a finire. Per il resto la pista non mi dispiace, ho girato in piste assai peggiori. Inoltre ieri ne ho approfittato per provare questo. Ora voi direte: è andata male perché oggi c'è la fasciatura. No. Allora, ieri sui kart a noleggio è andata abbastanza bene. Anzi, vi dirò di più. Ho proprio volutamente forzato il carico sul polso per vedere quello che accade, perché i kart su cui ho girato ieri, dei Birel, non so come si pronuncia esattamente, hanno un carico sullo sterzo molto inferiore rispetto ai KZ. Dunque ho fatto pure un testacoda voluto per vedere cosa accadesse. In corsa non è successo nulla, però sceso dal kart mi sono reso conto che mi faceva male, era indolenzito, tipo intorpidito, ecco. Dunque, onde evitare qualsivoglia problema, dato che l'ultimo weekend di gara e dato che domani le gare vorrei farle, possibilmente, beh, ho deciso di correre già da oggi con le prove libere con la fasciatura, quindi fasciatura con la solita medicazione che ho fatto in queste settimane. In questi video provo a dirvi tutto senza filtri, far trasparire proprio che quello che è il mio stato d'animo. Io ve lo dico sin da adesso, anche perché chi mi segue da tempo se ne sarà accorto che non c'è lo stesso entusiasmo. Io questo weekend scendo non con la stessa tranquillità e spensieratezza con cui scendevo in pista gli altri weekend. Vuoi per l'incidente, perché comunque ieri mi sono reso conto che avrò bisogno qualche giro di pista per riprendere feeling, ma anche perché purtroppo proprio ieri, mentre arrivavo qui in pista, ho letto nella chat del campionato persone che nemmeno conosco, a quanto pare erano lì presenti quando è accaduto il tutto e anziché darmi una mano sono andate via per poi sputare veleno. Io faccio questo sport, comunque non costa due spicci, per divertirmi e fare i weekend in spensieratezza, come ho sempre fatto. Leggere certe cattiverie sul mio conto, certe allusioni che non stanno né in cielo né in terra, mi ha parecchio disturbato. Non solo per le falsità, ma anche perché questo vuol dire avere poco rispetto per la mia persona. Cioè, scrivere "ah, lo hai fatto per dare spettacolo" quando io mi sono imputtanato un weekend di gara pagato, quindi a me di certi soldi non cadono dal cielo come a nessuno, credo, mi sono fatto male, ho dovuto impegnare e far spostare persone per assistermi, questo vuol dire avere poco rispetto nella mia persona, della mia intelligenza, della mia integrità e soprattutto di un valore che io reputo fondamentale, che è quello della correttezza dentro e fuori la pista. E su questo penso che molti piloti possano dire che non sto dicendo delle cavolate, il fraintendimento ci può stare, quando però il fraintendimento te lo tieni dentro e poi lo sputi fuori leggendo di addio al professore di ogni cosa in un gruppo pubblico con 360 persone, allora lì o sei in malafede o non hai la maturità necessaria per capire come affrontare certi dubbi e dire certe cose, anche se l'età del soggetto è abbastanza elevata. Ma comunque, auto in moto e adesso si scende in pista. Mi aspettano 5 turni di prove libere, come sempre gli ultimi 5 turni di prove libere di questa stagione.
luce so che non è il massimo, ma ci tenevo a fare questo video subito dopo le prove libere. Dovreste vedere che razza di accrocco sto tenendo su per riuscire a farmi vedere in camera. Come ho provato la pista quest'oggi? Beh, ve la racconto direttamente. Vi porto in pista insieme a me. Andiamo in pista al Cogis Kart di Corridonia e approfitto di questo giro un po' più lento per raccontarvi un po' la pista. Rettilineo che ci porta sul traguardo, prima curva larga tutta a destra, si la fanno con l'alleratore quasi tutto abbassato, io non riesco. Qui devo ancora ben capire dove andare a frenare e qui invece forse accelero un po' troppo presto, perdo un po' il cut ma riesco a limitare i danni. Tutto giù per arrivare poi nella parte per me più difficile del circuito. Capire dove frenare ed accelerare in questo punto è stato un rebus per tutto il weekend. Altro breve rettilineo che poi ci porta verso un'altra curva e nell'ultima parte molto tecnica del tracciato. Si frena poco dopo la linea rossa, qui riesco a tenere il kart, do un ultimo colpo di acceleratore prima di arrivare a questa curva che ci rimette nel rettilineo finale. E questo è il Cogis Kart di Corridonia. Cosa ne pensate di questo circuito? Vi piace? Lo sapevo che ci sarebbe stato da soffrire quest'oggi, perché già il tipo di pista non è il massimo. Inoltre, quando sono salito sul kart, soprattutto il primo turno, di cui adesso state guardando i tempi, avevo l'ansia. Per quale motivo? Beh, due principalmente. In primis mi sentivo gli occhi addosso, cioè dopo quello che è successo a Latina e dopo quanto vi ho detto prima, in maniera immotivata, con tutta probabilità, anzi sicuro, però ero in uno stato di sotto pressione. Secondo motivo, quando sono salito sul kart temevo che quello che è accaduto a Latina potesse accadere ancora, tant'è che in tutti i turni in cui sono sceso in pista facevo delle prove col freno, i primi giri sul rettilineo frenavo per vedere se il freno funzionasse. Una scemenza, perché a Latina il freno ha smesso di funzionare alla fine del turno, quindi era davvero una scemenza, era una cosa più psicologica che altro. È come se si fosse rotta un po' la fiducia che riponevo in questi mezzi. Avrò bisogno sicuramente di tempo. Già dal secondo turno, prima di pranzo, le cose sono andate decisamente meglio. Avete visto il primo turno, il distacco dal più bravo categoria sport era abissale. Già al secondo turno sono riuscito a riallinearmi ai miei standard di 3 secondi circa dal primo. Nei successivi turni non è andata male, non ho tirato, ma d'altronde comunque sono prove libere, se devo tirare tirerò domani. La pista inoltre durante la giornata si è andata riscaldando, quindi quell'umidità che c'era durante i primi turni della mattina è poi andata scomparendo quasi del tutto. E a proposito di feeling con la pista, beh, ovviamente adesso ci gustiamo insieme il mio ultimo best lap di quest'anno. Porto in pista con me al nono giro dell'ultimo turno di prove libere di questo GP8 di Corridonia che parte in questo istante. Arrivo qui alla prima curva molto larga, provo a frenare il più tardi possibile cercando di giocare con l'acceleratore. Qui invece la frenata deve essere un po' più secca, provo a tardarla il più possibile ma non riesco ad andare oltre. Questa parte invece mi mette abbastanza in difficoltà, non ho ben capito dove iniziare ad accelerare, dove frenare. Qui tutto giù fino alla parte più difficile del tracciato, questa S stretta che mi ha dato davvero tanto filo da torcere. Qui magari devo iniziare ad accelerare un po' prima, arrivo qui su questo breve rettilineo, stacco tutto interno, taglio la curva ovviamente nel punto di corda e poi ancora tutto giù, provo a frenare dopo la linea rossa per questa altra S un po' allungata molto veloce che ci rimette nel rettilineo del traguardo per tagliare il traguardo in 52.709. Beh, direi un buon tempo. E direi anche un bel miglioramento rispetto ai tempi del resto delle prove libere. Dunque, sono soddisfatto di quest'ultimo turno di prove libere. Sono felice di essere tornato in pista, sono felice di aver riassaporato e risentito quell'odore tipico da pista. Meno felice perché mi sono fatto condizionare alquanto da quello che è successo a Latina
Questa è una cosa sulla quale dovrò assolutamente lavorare. Meno felice perché questa non è proprio la mia tipologia di pista. Speriamo in domani. Domani due turni di qualifiche, due gare, le ultime due gare di quest'anno. La voglia di far bene ovviamente c'è, quella c'è sempre, e la voglia di divertirsi tanto. Ma adesso, concentrato, devo scaricare un bel po' di ansia, devo rilassarmi, liberare la mente, che domani ci sarà da divertirsi. Mamma mia, allora iniziamo dalla pista. Pista asciutta, nonostante stamani il tempo fosse alquanto preoccupante, poiché c'erano dei nuvoloni molto grigi all'orizzonte, quindi... Invece poi, come potete ben vedere dall'esterno, adesso c'è un sole veramente intenso, quindi pista asciutta e tempi che si sono abbassati. Peraltro, rispetto a ieri, sono sceso molto più tranquillo in pista, sia perché sto riacquisendo fiducia col mezzo, sia perché comunque non mi gioco il campionato come invece stanno facendo altri. E quindi me la sto davvero godendo tutta. Ma come è andata? Bene per me, intendo. Infatti ho abbassato ancora di più i tempi, lo state vedendo in questi grafici, ma la cosa che come sempre mi lascia più soddisfatto è il distacco da quello che mi precede dal primo, che anche se di poco si è andato sempre più a diminuire. E in Q2 di queste qualifiche ho addirittura toccato il 51,8, scendendo finalmente sotto il muro dei 52. Certo, non credo di arrivare ai 50 come arrivano gli altri, quindi un secondo e 8 non credo di riuscire a toglierlo realisticamente, però è già tanta bella roba. A uno alle 13:25, dunque adesso pranzo qualcosina al volo per mettere qualcosa nello stomaco, poi visiera abbassata e si scenderà in pista per le ultime due gare del KZR 2023. In realtà avevo pensato di fare un unico video dopo gara 1 e gara 2, però dato che ora vi dico quello che è accaduto in questo istante, penso che uno dove mi mangio le mani, perché scendiamo in pista, la partenza non mi va troppo bene, tuttavia riesco a tenere testa al pilota che ho davanti a me, e gli riesco a tenere testa abbastanza benino, nel senso che tratti in cui li allunga, io accorcio, insomma, era ormai nel mirino. Ma proprio quando pensavo fosse ormai nel mirino mio, proprio l'avevo già inquadrato per prenderlo, terzo, quarto giro, non mi ricordo in questo momento, ho fatto un errore stupido. Cioè, ho messo una ruota sull'erba. Infatti, in questo punto di vista, dove è una curva abbastanza larga, per prenderla in maniera un po' più veloce, quindi sfruttare appieno la pista, ho sterzato un po' troppo e la ruota è finita sull'erba e quindi mi sono girato.
mi sono girato, non ho fatto il botto perché sono riuscito a riprendere il kart per tempo, però sono finito per campi e mi sono molto arrabbiato sul kart, però va bene così, come dico sempre, meglio che queste cose accadano adesso e non magari tra qualche annetto, però sarebbe potuta venire fuori secondo me una bella gara. Ma non è tutto da buttare, infatti questi sono i tempi di gara 1 e sono sceso 51.3, 51.3 di best, io wow, non so come sia stato possibile, però ce l'ho fatta. Concluso gara 1 in decima posizione. E mo dite, ma com'è possibile? Decimo, partivo undicesimo, non hai fatto sorpassi, com'è possibile? Ne parleremo meglio a fine video. Ma purtroppo Califano, che si giocava il campionato, l'altro pilota campano del KZR 2023, ha avuto un problema. Anche lui all'impianto frenante. Anche lui sul kart numero 3, che è quello con cui sono andato a schiantarmi a Latina, e concludo in top 10, quindi abbastanza soddisfatto. E adesso voi direte, beh, gara 2 proverai l'attacco al 51, al 59. Sì, avrei voluto, ma non so se state sentendo, ma sta piovendo. Sta piovendo, raga, non ci posso credere. Cioè, io una giornata di sole pieno. Durante la gara dei GP 40-50 ha iniziato a piovere. Adesso sta facendo il diluvio universale. Farvi capire questo. E adesso c'è da capire cosa faremo noi con la Sport. Cosa accadrà? Aspetteremo che smetta di piovere, anche se la pista non è drenata. Monteremo le gomme rain? Non monteremo le gomme rain? Aspetteremo che si asciughi? Quando si asciugherà? E inoltre, soprattutto, in teoria il programma dovrebbe terminare entro il tramonto. E in questo momento sono le 15.30. E quindi non possiamo slittare tantissimo, perché il tramonto in teoria è intorno alle 18. Quindi un bel dilemma. Vedremo se ne uscirò intero. Vi racconterò tra poco anche gara 2. Io non so davvero come iniziare questa parte di video, se non anzitutto scusandomi con chi ha visto la diretta per lo spettacolo dato. Allora, vi spiego un attimino che cosa è successo, tagliando un po' la testa al toro, e adesso vi spiego anche nei dettagli cosa è accaduto. Siamo scesi in pista, con pista bagnata, con le gomme slick. Questa è stata una decisione della direzione gara, che io ovviamente non contesto, cioè non dirò che la direzione gara abbia sbagliato nelle sue decisioni. Probabilmente ha avuto le sue buone ragioni per fare questo. Quello che vi dirò è come l'ho vissuta io dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista di un appassionato, di una persona che è al primo campionato agonistico, che su pista bagnata ha sì e no una decina di giri, peraltro con gomme rain. Avete visto poco fa che razza di pioggia c'era, ed è il motivo per cui, anche perché si era detto così ai box, ero certo che sarebbero state montate le gomme rain. Bene, così non è stato. Si è deciso di montare le gomme rain solamente alla categoria Next Gen Junior e alla categoria FISAPS. Per noi, categoria Sport, si è deciso di mantenere le slick, nonostante addirittura qualche minuto prima che scendessimo in pista avesse iniziato a piovere nuovamente. Sono certo che la direzione gara abbia avuto le sue buone ragioni per fare questa scelta, tuttavia secondo me è stata fatta non tenendo conto di quelli che erano tutti i piloti in griglia, perché ci sta che magari una situazione del genere possa anche essere sfidante per chi qualche anno di esperienza in più, ma per me personalmente è stato pressoché un inferno. Io non pretendo che le scelte vengano prese in base a me nella maniera più assoluta, però che si tenga conto che in pista ci sono diverse esperienze. Mi sono reso conto di avere grosse difficoltà già dall'uscita box, accelerando proprio, ma proprio ragazzi, ero dritto con lo sterzo, il kart partiva dietro. Ho provato per tutto il giro di formazione a seguire le traiettorie, però accadeva qualcosa di strano.
Ora, 99%, anzi 100% è stata la mia inesperienza in questo caso, addirittura una sensazione assai diversa rispetto a quella avuta a Cremona. Quindi non so se era perché a Cremona, su con vista bagnata, avevamo le gomme rain, però riuscivo a far stare il kart in pista, in nessun modo. Finito il giro di formazione, mi sono posti davanti due strade. E anche qui, so che qualcuno vorrebbe dire, potevi scegliere altro. Ma ora ci arriviamo. Ora entrare in box, oppure portare il kart a casa. Vedere se qualcuno va fuori e portare il kart a casa. E fare chilometri ed esperienze in più. Perché non c'è la terza ipotesi del proviamo, lottiamo, osiamo? Per due motivi. In primis non aveva senso, secondo me, all'ultima gara dell'ultima tappa di campionato prendersi un rischio del genere quando in ballo non ho completamente nulla. Il posto in campionato è quello, quindi anche avessi vinto non si sa come, per qualche motivo il posto in campionato era quello, non stavo lottando per qualche posizione. Non partivo tra i primi, quindi non avevo nemmeno la sfida di poter arrivare a podio o di entrare in final race, quindi siamo già al secondo motivo. Faccio vedere i tempi di gara 2. Come vedete sono dei tempi veramente folli. Sono arrivato decimo perché un altro pilota è andato fuori. Poi questa cosa mi è tornata un briciolo utile, volendo trovare qualcosa di buono. Posso sfruttare le pozzangherine in maniera strategica per far girare il kart. E sfiga, devo ancora mettere a fuoco tutto. Quindi adesso ci godiamo un po' di premiazioni del KZR Championship, ultima tappa, quindi ultime premiazioni, e poi ci vediamo con calma per trarre le ultime conclusioni di stagione di questo GP8 di corridoio. Saliamo quindi sul podio, mi auguro che stavolta ci siano tutti. Sicuramente dopo la vittoria di Latina arriva un nuovo podio per Giovanni Barone. Terza posizione con 98 punti, 10 in meno del secondo posto, Mirko Graziani. Sempre il JP Racing in testa a tutti, stavolta però c'è il numero 46, Gianmarco Varini. Una vittoria a testa per i due. Ed ecco il podio della Next Generation, Palermo! Ed ecco quindi il podio definitivo della Rotax Junior, un'altra doppietta. Nono posto per Alfredo Mangano, che qui lo vedo. Ottava posizione per Lorenzo Pepe. Abbiamo in settima Tommaso Domenis. Sesto posto per Mirko Ricchi. Saliamo in top 5. Sapevamo che c'erano 5 piloti in 16 punti. Lui era tra questi, Matteo Colangelo. Quarto posto, stavolta sfiora il podio dopo la bella prestazione precedente, per il Carloni Racing Simone Prussiati. Terzo posto in gara 1, terzo invece assoluto di categoria per il GP8 di Corridonia con 98 punti, Andrea Mosca. Seconda posizione e qualcosa in più in classifica assoluta, con anche i fumogeni per festeggiare in sport. 108 punti sufficienti per Matteo Sbarco, nuovo campione assoluto della Rotax Sport. Primo posto di nuovo al vertice, Jacopo Primonna. È stato certamente un weekend memorabile, come tutti gli altri d'altronde, e ognuno lo è stato per i suoi motivi. Anche questo weekend ha avuto delle particolarità uniche, come vi ho già raccontato. Anzitutto facciamo un po' di complimenti, e il primo complimento tra tutti va a Matteo Smaldone, il vincitore della categoria sport del KZR 2023 National Series. È un pilota che ho visto esplodere nell'arco di quest'anno sportivo, l'ho visto proprio crescere gara dopo gara. Un pilota che in pista sa farsi valere,
sa dimostrare il suo valore curva dopo curva e anche umanamente davvero una bravissima persona, sempre sorridente peraltro, è uno di quelli che mi ha trasmesso più positività in assoluto all'interno del paddock del KZR 2023. E a proposito di piloti che si sono giocati il campionato, beh, il mio pensiero non può non andare a Vincenzo Califano. Gara 1, partenza, dopo due giri si ferma. Si ferma perché ha avuto un problema alla pompa dei freni, sul medesimo kart nel quale io il mese scorso ho avuto l'incidente a Latina. Ora, sia ben chiaro, non voglio chiudere questo campionato in polemica, non voglio aprire diatribe, non voglio aprire scontri né altro, però purtroppo questa è la risposta a tizi come quello che vi ho fatto vedere qualche minuto fa sulle chat WhatsApp e a certe malelingue che purtroppo mi sono arrivate all'orecchio provenienti proprio dal paddock. Mi sono state dette direttamente, sono state dette a terzi che me le hanno poi riferite direttamente. Sia ben chiaro, se mi sono state riferite vuol dire che la parte non sana è la minor parte, se no queste cose non le avrei mai sapute. Se sullo stesso kart in due weekend consecutivi si verifica un problema al sistema frenante, beh, credo che proprio un caso non sia. C'era il problema il sabato del GP7 di Latina, è stato segnalato. La domenica mi è successo quello che mi è successo. La domenica del GP8 di Corridonia, Califano ha perso il campionato. E peraltro lui poteva andare anche peggio, molto peggio. Lui è stato bravo e fortunato perché si è accorto del problema e per esperienza, proprio quello che vi dicevo nel precedente video, lo ha capito, si è fermato al lato e non ha più corso, non è più andato avanti. Bravissimo, è stato bravissimo. Però se il problema gli si fosse presentato negli ultimi giri o magari, come è accaduto a me, rientrando in box, beh, in questo caso rientrando ai box non c'era un muretto di gomme di lamiera, c'era il muro di cemento e potevano essere grossi guai. Quindi io sono contento da un lato per Califano che non si è fatto male, dall'altro mi dispiace perché ha perso il campionato e spero che questo sia davvero un monito di umiltà verso chi dovrebbe garantire la sicurezza in pista. Chiusa questa parentesi, perché cioè, lo si sa, in ogni cosa ci sono cose belle e cose brutte, continuiamo a parlare delle cose belle e quindi ancora una volta complimenti a Califano perché è riuscito poi a fare una gara 2 in maniera del tutto tranquilla, anzi ha fatto una bella gara 2. Continuando a parlare di cose belle, prima di chiudere quest'ultimo video con la classifica finale di campionato, ci tengo a fare dei ringraziamenti che sono più che doverosi. Quando ho iniziato questa avventura quest'anno avevo paura, ve lo dico, perché entravo in un mondo che non era mio se non da appassionato esterno. Questo è stato il primo anno che io ho fatto una stagione completa sui kart, primo anno di una prima stagione agonistica, peraltro su dei kart due tempi Rotax. Cioè, io provenivo da qualche gara sui sodi, ho fatto un passone, un enorme passone. Ho conosciuto una community, un ambiente molto sereno, disteso, cordiale, incentivante proprio a dare del tuo meglio. Ho incrociato davvero tantissimi piloti, persone, prima che piloti, che mi hanno insegnato davvero tanto. Mi hanno dato dei consigli che non erano tenuti a darmi. Ho visto e vissuto proprio la competitività e l'agonismo puro, quell'agonismo pulito, quell'agonismo fatto da la pista e la pista, fuori dalla pista, sorrisi, strette di mano. Parlo ovviamente di piloti di tutte le età, grandi, sport come me e piccini. Sono felice di poter portare gli insegnamenti sportivi ed umani che ho tratto da queste persone per tutto il mio percorso sportivo e non. Quindi davvero tante grazie. Non faccio nomi, non perché non mi ricordo i vostri nomi stavolta, è vero, ma per non dimenticare nessuno. Per esempio, anche in questo video io avrei voluto fare delle interviste, però poi ho detto se le facciamo una le devo fare tutti e cioè, si impazzisce. Quindi grazie a tutti di vero cuore. E ora per l'ultima volta in questa stagione,
Questa è la classifica finale del campionato dopo il GP8 di Corridonia. E sì, come vedete, sono nono, quindi risultato più che raggiunto. Per chi mi segue sin dall'inizio sa bene che l'obiettivo di questo campionato era il decimo posto. Anzi, all'inizio nemmeno. Cioè, all'inizio io mi aspettavo una quindicesima posizione su 20. Da metà campionato le cose sono iniziate ad andare meglio del previsto e quindi nuovo target, decimo superato, sono arrivato nono. Peraltro non ho nemmeno chiuso con un distacco così ampio da Mirko Ricchi, che occupa l'ottava posizione. Quindi sono davvero contentissimo, felicissimo, perché non me lo aspettavo. Complimenti a Mirko, si è meritato quell'ottavo posto. Farò un video a parte in cui tireremo le somme di questo 2023, sia a livello sportivo che economico. Dunque non posso che consigliarvi che iscrivervi al canale con il pulsante che trovate qui sotto per rimanere costantemente aggiornati, anche perché, come sapete, vi porterò dentro questo sport proprio con i miei occhi, raccontandovi ogni cosa, vita, morte e miracoli, come si dice dalle mie parti. Io vi ringrazio per avermi seguito in questa stagione 2023, per aver guardato questo video. Vi ricordo che i pulsanti condividi e mi piace sono qui sotto per far conoscere a più persone possibili questa mia avventura e consentirmi di portarvi sempre contenuti migliori. Noi ci diamo appuntamento al prossimo video, come sempre, karting, corse, auto, ma non solo. E per l'ultima volta in un video racconto di GP, io sono Black Arrow e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!